Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un concetto a cui penso e a cui mi dedico da anni, provando a capirlo meglio sempre e provando ad applicarlo anche nella mia pratica clinica quotidiana. Sto parlando di quella che io chiamo solitamente esperienza di cura e di guarigione. In particolare vi parlerò di esperienza di guarigione in psichiatria, anche se credo che questo concetto possa trovare spazio in tutte le altre specialità mediche. Ma che cosa intendo precisamente quando vi parlo di esperienza di guarigione? Prima di spiegarvi quello che penso, però voglio presentarmi brevemente. Sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra e uno psicoterapeuta, lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale e da qualche anno mi occupo di divulgare sul web la psichiatria e le neuroscienze per portare informazioni corrette a pazienti, operatori e colleghi non specialisti. Quindi è importante sapere che chi vi parla di tematiche sanitarie è un medico specialista, ok? Bene, ma ora torniamo al concetto di esperienza di guarigione. Che cosa succede dal momento in cui io, paziente, mi sento male a quello in cui recupero la salute. Sto bene, diciamo. Quello che intendo è come vivo, o per meglio dire come mi hanno accompagnato dalla malattia alla guarigione i miei curanti, attraverso appunto quello che è un percorso di cura spesso multimodale, cioè caratterizzato da diversi tipi di interventi. In psichiatria, ma come in tutto il resto della medicina, ovviamente. Quindi, che tipo di esperienza ho avuto nel percorso che ho fatto durante le cure? Questo è il punto. Esperienza mia personale, il mio vissuto. Quello che ho rilevato in molti anni di attività come medico è che alcune persone non hanno una buona esperienza di guarigione, ovvero al di là del fatto che siano appunto anche guariti e guariti bene, non portano una testimonianza positiva del loro percorso di cura, prima di tutto dentro di loro. Possiamo dire che c'è qualche cosa che non li ha soddisfatti. Questo è strano, vero? Probabilmente questo brutto vissuto dipende dal fatto che anche nel campo della medicina il cosa, cioè l'obiettivo di guarire, ed il come, ovvero il modo in cui siamo curati per giungere a quell'obiettivo, sono ambedue importanti, non ce n'è uno più importante dell'altro. Io credo infatti che una delle ragioni per cui la psichiatria, ma anche gran parte della medicina, vengono criticate da parte dei pazienti, lo ripeto, anche quelli che di fatto sono guariti, non è tanto sulla capacità di curare malattie, che spesso è buona appunto, ma il fuoco dell'attenzione è proprio il vissuto della persona mentre viene curata. In parole povere, non hanno un buon ricordo del loro cammino terapeutico intra od extra ospedaliero e di conseguenza non portano una testimonianza positiva della loro esperienza di guarigione. Probabilmente sono numerose e complesse le variabili che portano un paziente a non vivere con completa soddisfazione il recupero della salute in psichiatria e in medicina. Io ho provato a ricordarne alcune, a buttare qualche sprazzo di riflessione un po' a tutti voi. Quindi quali sono questi problemi che possono inficiare il vissuto del paziente che comunque fa un percorso di cura? Quali sono gli sbagli che possono fare i curanti o l'equipe di lavoro? Ad esempio, il non dare importanza alla comunicazione della diagnosi, accertandosi che il paziente abbia capito bene quello che gli stiamo comunicando. O ancora non far comprendere bene che il lavoro dell'equipe sanitaria non è affidato all'estero delle singole persone o del singolo medico, ma ci si basa su linee guida e su procedure condivise, che dovrebbero sempre essere basate sulle migliori evidenze scientifiche. Poi è importante tenere sempre a mente che il vissuto che il paziente ha dipende da una relazione empatica ed efficace con tutta l'equipe di lavoro e che la compliance e l'aderenza terapeutica deriveranno dalla qualità di questa relazione. Ancora i problemi si hanno dal non dare importanza alla relazione anche con la famiglia o il caregiver di riferimento. Questo è davvero importante e non sempre ben colto dall'equipe di lavoro. Infine, tenere bene a mente che per un'equipe di lavoro, appunto per costruire e gestire l'esperienza di guarigione di un paziente, è necessario tempo, ovvero non si possono accelerare dei passaggi e non si può pensare di non trascorrere sufficientemente tempo nella relazione col paziente, qualunque sia la nostra specialità, non solo la psichiatria, ma dal chirurgo, il dermatologo, cardiologo, eccetera. Ma adesso vediamo questa domanda: quali conseguenze ha una brutta esperienza di cura, anche se, magari come avevo detto, porta effettivamente all'obiettivo della guarigione? Le più importanti conseguenze di una brutta esperienza di cura e di guarigione le si possono osservare specialmente in ambito prognostico o di aderenza alle cure. Inoltre, un'esperienza di guarigione positivamente vissuta potrà essere condivisa e funzionare appunto da leva per motivare e sostenere anche altri pazienti. Infine, vi voglio ricordare che molti miti negativi sulla sanità provengono direttamente da un pessimo vissuto del paziente durante l'esperienza dell'intervento terapeutico, ovvero da una pessima competenza comunicativa e relazionale degli operatori sanitari. Quindi ritorno al tema che la comunicazione in sanità è davvero una fondamentale caratteristica, uno strumento fondamentale che dovrebbero possedere in maniera
maniera professionale tutti gli operatori. Voglio ribadire ancora una volta che quasi mai tutto questo vissuto del paziente negativo deriva da un'effettiva inefficienza nel far raggiungere l'obiettivo della guarigione in un dato paziente. E questa constatazione, a mio parere, merita una riflessione approfondita, anche in tempi in cui le cause medico-legali fra medici e pazienti sono davvero all'ordine del giorno, purtroppo, e rischiano di innescare una medicina difensiva che non avrà delle buone conseguenze sulla cura delle persone. Bene, anche oggi ho finito e spero che queste riflessioni vi spingano a commentare e a espandere questo concetto di esperienza di guarigione. Nel caso fatelo nei commenti qua sotto il video. Ok, spero di esservi stato d'aiuto tramite questo video. Nel caso datemi un like ed iscrivetevi a questo canale YouTube. E date anche un'occhiata al mio blog valeriorosso.com e al mio podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Mi raccomando, se avete domande e osservazioni, ripeto, fatele in descrizione. Ancora grazie della vostra preziosa attenzione e alla prossima.